acted all right. Had no need to fight tonight. Come ci avete trovato nel mio canale? Bentornati, signori, su un vlog. È tanto tempo che non vi faccio un vlog, e poi tanto tempo è esattamente da quando vi ho annunciato che tra un paio di mesi diventerò un grande uomo, una grande persona, un padre. È la cosa più grande che un uomo possa aspirare. Sono già partito abbastanza col botto, quindi non volevo arrivare subito a questo punto, ragazzi, però è andata così, quindi accettate le cose come stanno. Innanzitutto volevo augurarvi buon weekend. Dovrebbe essere sabato oggi, sto registrando questo video, non so neanche che giorno è, ragazzi. Sinceramente sto vivendo dei giorni un po' difficili, dei mesi un po' difficili, e saranno dei mesi molto difficili. Oggi sarà un giorno molto importante per me, perché oggi è giovedì, me ne sono accorto oggi. Perché ci ho un attimo pensato. Oggi è giovedì 23. Oggi alle 15:20 andremo a fare la morfologica per nostro bimbo. Allora, la morfologica, una visita che si fa dalla ginecologa, con di solito dove si stabilisce anche il sesso, ma noi lo sappiamo già. La ginecologa ci ha dato lo spoiler un mese fa, quindi. Però sarà una visita molto importante. Io diciamo che non vi sto tenendo molto aggiornati sui social, perché non voglio esagerare, ecco, non voglio fare colui che se ne approfitta di questa cosa per massimizzare appunto i numeri. Perché comunque sono cose che sapete tutti, portano un sacco di persone, attraggono comunque un sacco di persone. Voglio comunque raccontarvi un po' cosa ne penso io, come la sto vivendo, perché il video di dove divento papà l'ho tagliata molto breve, ragazzi. Volevo un po' raccontarvi le mie sensazioni e quello che probabilmente sarà il mio canale una volta che vedrò per la prima volta mio figlio dal vivo. Ecco, non da uno schermo. Ovviamente le cose, siccome io convivo con la mia ragazza, le cose si fanno in due. Lei sta continuando a fare tanto, però diciamo che più va avanti meno fa, giustamente, perché non può fare ritmi di lavoro casalingo, tra virgolette, come lo faceva sempre. Io l'aiuto tantissimo, ragazzi, per l'amor di Dio. Vi sto raccontando anche un po' la vita di coppia com'è. Però ci siamo sempre trovati bene, infatti è per questo che siamo comunque dopo 10 anni di fidanzamento riusciti ad arrivare a questo punto, ovvero il matrimonio e avere un figlio, che credo che siano le due cose più importanti per un uomo, una donna, e anche a livello di relazione di coppia. A parte che vorrei aprire una piccola parentesi, no? Allora, il giorno stesso in cui su Instagram io sono uscito, e su YouTube appunto, sono uscito col fatto che io e la Silvia saremmo diventati genitori, nello stesso momento, un'ora dopo, sono usciti Fedez e la Ferragni. Vabbè, dai, ci sta comunque. Ragazzi, è incredibile. Io non ho capito ancora come chiameranno suo figlio, perché sarà anche un maschio, ma lo chiamano Leo nelle stories. Allora, c'è qualcosa che non va. Secondo me stiamo vivendo due vite parallele, però cioè, secondo me siamo le stesse persone, però ovviamente col conto in banca diverso, con molti meno tatuaggi io di Fedez, anche se comunque più o meno ci sto raggiungendo. Allora, ragazzi, entro la fine dell'anno finisco anche tutto questo braccio, non mi dite niente. Però è una cosa molto strana, su coincidenze molto particolari, anche perché quel giorno che siamo usciti, dove su Instagram, dove io do il bacino alla pancina della mia ragazza, indovinate un po'? Comunque faccio gli auguri, io ho conosciuto Fedez, quindi gli faccio gli auguri. Se mai guarderà questo video, gli faccio i miei più sentiti auguri, anche perché sono cose belle, quindi tanta roba bomber. Allora, torno al mio discorso. Allora, la vita di coppia ovviamente si sta un po' intensificando, il tempo per i video ce n'è meno. Infatti vi dico che io alle 8:30 tutte le mattine ho la sveglia, cercando di organizzarmi, ma sono le mezzogiorno e ancora ho trovato giusto un quarto d'ora di tempo per registrare questo video. Cosa vuol dire essere youtuber, ma nello stesso tempo avere un figlio di un giorno in casa? Non lo so, però quello che io sono sempre riuscito a fare nella mia vita, ragazzi, è riuscire sempre a massimizzare le cose. Cioè, voi non ci crederete mai, ragazzi, io ne ho già parlato anche con i miei amici, portare 2 video al giorno nelle condizioni in cui sono è veramente qualcosa di rischioso anche per me a livello di salute. Perché, cioè, capisco tutti, ragazzi, che io potrei essere a lavorare in fabbrica o potrei comunque fare un lavoro statale, come fa comunque il 90% della popolazione della galassia. So cosa vuol dire lavorare in fabbrica, fare i 3 turni per i nuovi arrivati o per quelli casual che vedono il video chissà dove. Quindi non venite a farmi la morale, ragazzi, perché so cosa vuol dire spaccarsi la schiena con dei guanti, delle scarponi da lavoro, e so appunto. Quindi se vi dico che è stressante anche questo lavoro da YouTube a livello mentale, non fisico, perché lavorare in fabbrica è un lavoro di stress mentale e fisico, lavorare su YouTube è più uno stress mentale, ecco, perché devi sempre trovare le cose da fare ogni giorno, registrarle, editarle, a
aspettare il render, caricarle, sapere sempre gestire, è tutta una questione di minuti. Se per caso, no, io che non ho neanche la fibra purtroppo, quindi i video li lascio caricare la notte, praticamente io a mezzanotte inizio a caricare i video, alle 6 della mattina hanno finito di uploadarsi. Per farvi capire, due video quanto ci metto a caricarli, 6 ore. Fortunatamente esiste la notte in cui una persona normale deve dormire, quindi in quel momento lì l'upload non è un problema. Però diciamo che avere comunque una fibra ottica in casa, quindi parlo a tutti coloro che si occupano di queste cose, io non posso farmi Eolo perché ho l'inceneritore a 200 metri aria, non posso farmi la fibra ottica perché sono a 1,5 km dalla cabina più vicina, Telecom, Fastweb e Vodafone. Praticamente, allora, qua ci sono le cabine, qua ci sono io, qua ci sono le cabine, quindi in pratica l'arco arriva fino a qua, è come una roba così, e io sono qua. Bene! Quindi se volete regalarmi una fibra 500 giga al giorno, dove non perde segnale, dove posso streamare, vi regalo anche il mio culo, vi sponsorizzo ovunque. Bene, torniamo al discorso, quindi la giornata è formata da 24 ore, io ne dormo 8, quindi in pratica io ho 16 ore fondamentalmente per riuscire a gestirmi la casa, un figlio, una moglie e un canale YouTube da almeno 2 video al giorno. Qualcosa deve mancare, il figlio non può mancare, la casa non può mancare, forse un po' meno, ma la casa comunque deve almeno a metà mancare. La moglie non può mancare, YouTube può mancare per un po', è il mio lavoro, ma esiste anche la paternità per coloro che lavorano in fabbrica, fanno lavori statali eccetera, gli avvocati, esiste la paternità. Quindi diciamo che mi metterò in una paternità virtuale, nel senso, cosa vi voglio dire? Non che non farò più video per 2-3 mesi, ma ovviamente il ritmo dei video calerà. Al momento voglio mettermi nell'ordine delle idee di fare questa tipologia di scelta, perché non voglio arrivare con l'ansia di quando nascerà tutto, sapete che per me è già il tutto, di dire oddio devo fare 2 video al giorno, oddio devo registrare, oddio devo portare Rainbow Six perché sono 3 giorni che non la porto, la gente mi rompe il cazzo, quindi vorrei anche un po' di comprensione da parte vostra in quel periodo lì. Il tutto questo sarà ad aprile, però io mi metto le mani avanti, magari questo video lo ricaricherò da qualche parte perché è molto importante questo. Ok, mettete caso, no? Mio figlio nasce il 10 di aprile, ovvero anche comprando mia sorella, seguitela su Instagram, Bea Gaiba. E l'11 aprile esce Red Dead Redemption 18 e bisogna farci il let's play perché sono 2 settimane che lo spammo e quindi sapete tutti che lo faccio. Io mi impegnerò al 100% nel portarvi il let's play di Red Dead Redemption, per dirvi, let's play di The Last of Us o let's play di GTA 48. Sarebbe molto importante per me la vostra comprensione nel caso non ci fosse un video per un giorno. Il motivo è comunque lo trovate nei miei social, Instagram, Just Gabbo, eccetera, eccetera. Facebook non lo uso neanche più perché tanto bisogna pagare per far vedere le cose. Sono molto in ansia per questa cosa qua. Io spero di... Io comunque ho la fortuna intorno di avere la mia famiglia, la famiglia della mia ragazza, che sono comunque molto, molto, molto disponibili. Ho comunque anche una ragazza che capisce la situazione, spero. Io capisco la sua. Cerchiamo sempre di venirci incontro. Non saranno momenti facili, anche perché, ducis in fundo, un mese e mezzo dopo, c'è il matrimonio, quindi prepara il matrimonio, preparativi, il catering, quello, Cristo, la Madonna. E comunque abbiamo già fatto tutto, nel senso quasi tutto pronto, abbiamo già anche praticamente tutti gli invitati, eccetera. Ci stiamo mettendo avanti per questo. Devo ancora scegliermi il vestito, che probabilmente ci sarà a gennaio. Non vi farò video, ragazzi, perché non posso fare video dove vi scelgo il vestito, così la mia ragazza va a vede il vestito, non è più una bella cosa, ecco. Però comunque credo che ci sarà il video del matrimonio sul mio canale, che comunque farà una produzione, quelli che fanno. Comunque ragazzi, è incredibile, non so se avete notato, ma io ho 2 brufoli sulla faccia esattamente paralleli. 1, 2. Cioè, è impressionante, ragazzi. Se Gesù Cristo voleva farlo con la penna, non ci riusciva. A proposito di Jesus Christ, sto facendo catechismo. Perché, Gabo, fai catechismo che non credi? Allora, non è che non credo io, nel senso, spero, ok? Se sono quel... Visto che esiste il mistero della fede, che la prima lezione di catechismo ha spiegato cos'è il mistero della fede, il mistero della speranza. Io spero che ci sia qualcosa, perché sarebbe tutto molto più figo. Però non sono uno che pratica, ecco, non sono un praticante. Per sposarmi in chiesa, visto che comunque né io né la mia ragazza abbiamo la cresima, vogliamo fare catechismo appunto per cresimarsi a febbraio. Poi ci sarà tutto il corso per matrimoniale, quello non toglierà del tempo YouTube perché sarà tutto la sera, quindi ci saranno tante cose, ragazzi, da qua da maggio, che solo il pensiero mi viene... Però ce la si fa, ho sempre fatto tutto, ragazzi, ho sempre superato tutto, ormai mi conoscete, sono 7 anni che sono su YouTube, sono stato alla Fiat, ho avuto un negozio, mi sono fatto una casa, mi sono creato un canale YouTube da 1.300.000 persone, ragazzi, dopo 7 anni sto ancora facendo 10 milioni di view al mese, cioè...
Io credo che qua me la posso tirare con tutto quello che ho da fare. Io non mi elogio mai perché mi fa schifo elogiarmi, però sono veramente contento e vi ringrazio anche, perché vi ripeto sempre, io sono il cuore e voi siete il sangue. YouTube ovviamente è il corpo, però senza il sangue un cuore non va. Quindi vi ringrazio davvero tantissimo, ragazzi. Mi siete stati molto vicino per quanto riguarda anche il fatto di mio figlio, del matrimonio, anche ai raduni che abbiamo fatto. Mi avete fatto tutti gli auguri, quindi vi ringrazio. L'asciugone credo che sia finito. Se avete domande non esitate a farmele qua sotto nei commenti. Non so se effettivamente è sabato, perché probabilmente posso pubblicarlo anche di venerdì questo video incredibile. Io non ho mai avuto una scaletta per quanto riguarda il mio canale. Volevo solamente dirvi che il 5 dicembre sarò probabilmente me la godo house, che faranno una streaming su Rainbow Six della nuova del nuovo DLC, della nuova season, appunto, dove arriveremo di nuovo a diamanti incredibile. Dovremo fare il Road to Diamond, signori, quindi sarà una settimana molto intensa quella lì di Rainbow. Probabilmente tornare anche su Scrander, vediamo. Non sarete mai arrivati fino a qua. Se siete arrivati fino a qua, commentate scrivendo noce di cocco. Signori, io vi saluto e ringrazio. Probabilmente in questi giorni verrà anche Scarfi a casa mia, che faremo un video un po' sulla questione dello svapo, perché ci sono stati dei cambiamenti molto intensi e molto problematici per quanto riguarda tutti coloro che sono nel nostro settore. Probabilmente faremo un video divertente dove però cercheremo di invogliare la gente a manifestare contro questa cosa. Io non vi resta che seguirmi su Instagram, ragazzi, per mangiare aggiornamenti. Leo, ti aspettiamo. Zizza, mi raccomando, sii forte. Seguitela anche lei su Instagram, sei ben Sonia, dove vi faremo vedere un po' tutte le cose, tutti gli sviluppi di questa grandissima faccenda, di questa grandissima cosa. È il periodo più bello della mia vita, ragazzi, non vedo l'ora che nasca, non vedo l'ora di farvelo vedere, no, però comunque non vedo l'ora di dire al mondo le mie sensazioni. Un saluto a tutti e buon weekend, tanto comunque se è venerdì, buon weekend si dice. Buon Natale no, neanche buona Pasqua. Vabbè. Bye, ragazzi.